Pronto? Buongiorno. Buongiorno professore, grazie, saremo rapidi perché sappiamo che ha veramente molto, molto lavoro. Allora, è confortante le dichiarazioni che lei ha rilasciato ieri al secolo XIX, parlando appunto del fatto che il picco in Liguria c'è stato tra venerdì e sabato e che adesso, insomma, come dire, la curva dei contagi sta iniziando leggermente a diminuire. Sì, confermo, nel senso che tra venerdì e sabato abbiamo osservato un netto incremento, poi sabato, domenica e lunedì effettivamente siamo stati in plateau, nel senso col massimo numero di casi, però da ieri, quindi da martedì, abbiamo notato un certo rallentamento e quindi questo ci induce a un cauto ottimismo, chiaramente senza mollare la presa e senza Certo. dimenticare tutte quelle misure che, pur diciamo così, poco piacevoli per noi, però rappresentano indubbiamente un fatto importante per limitare al massimo la circolazione del virus. Ecco, professore, anche il Piemonte, come la Liguria, è in ritardo di una settimana rispetto alla Lombardia. Secondo lei si può ipotizzare, nonostante i contagi in Piemonte, non si siano ancora e non abbiano ancora rallentato, si potrebbe ipotizzare anche un timido miglioramento anche qua in Piemonte, secondo lei? Le dinamiche epidemiologiche di questo virus le conosciamo ancora poco proprio perché è un virus nuovo. Tuttavia è chiaro che le misure che sono adottate in Liguria, così come in Piemonte e su tutto il livello nazionale, sicuramente ci indirizzano verso un cauto ottimismo, io direi a livello nazionale, e quindi ovviamente l'auspicio è che il Piemonte abbia lo stesso andamento della Liguria, proprio con un rallentamento che anche nella popolazione può ingenerare, diciamo così, la consapevolezza che quello che si sta facendo sia veramente utile per la salute di tutti. E per quanto riguarda invece un vaccino, siamo ancora lontani oppure no? Sul vaccino si sta davvero lavorando tanto, però teniamo in considerazione che i tempi sono sicuramente più lunghi, quindi un eventuale vaccino potrà servire, ma non in questa fase epidemica dove valgono le regole che ci siamo dati per rallentare o per arrivare finalmente a bloccare la circolazione di questo virus. È chiaro che un vaccino in prospettiva ci potrà, servire relativamente all'eventualità che questo virus diventi endemica, cioè un ospite scomodo della nostra popolazione, e quindi la vaccinazione può essere un ausilio. Però al momento parlare di vaccinazione direi che è molto molto prematuro. Un'ultima domanda, secondo lei quando è che potremmo iniziare a respirare veramente un po' di aria buona e quindi insomma iniziare a capire che l'emergenza ce la stiamo portando alle spalle? L'emergenza speriamo di portarci alle spalle il più rapidamente possibile. È chiaro che il ritorno alla vita normale pre-epidemia dobbiamo comunque aspettarci che sarà, diciamo così, un arrivo e un rientro graduale perché è, diciamo così, impossibile pensare che di colpo si vada dal tutto al nulla o dal Certo. nulla al tutto. Quindi gradualmente avremo questo ritorno alla vita normale, potrebbe essere anche un rientro graduale, anche con diversità fra le regioni, come adesso c'è diversità nelle regioni in funzione della circolazione del virus. Vuole fare un appello alle persone perché stiano a casa? Assolutamente sì, direi che le misure che stiamo adottando sono quelle proprio diciamo più giuste per interrompere la circolazione del virus, come dicevo già prima, e sicuramente il discorso del restare a casa è tra le misure più importanti per evitare davvero così che si accendano nuovi focolai. Volevo fare un esempio: pensate che quattro nuovi casi di infezione da Covid possono riaccendere con una probabilità del 50% un focolaio epidemico. Quindi stiamo davvero, davvero Grazie. molto attenti e rispettiamo le regole. Grazie professore, grazie anche per il lavoro che state facendo. Un grande abbraccio.